Quindi mancano solo pochi giorni e festeggeremo il Natale insieme, augurando a te e ai tuoi cari un periodo natalizio molto allegro, caldo e felice. Spero che tutta la fortuna arrivi a tutti, ma cosa prevede Foss per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Foss di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. Oroscopo Gemelli di oggi. Astrotarocco del giorno per Gemelli. Il carro, un momento di fortuna e di felicità tanto più intensi quanto più si è disposti a mettersi in gioco e ad agire. Nuovi progetti, nuove ambizioni, nuove opportunità. Buone occasioni per incontri nuovi e interessanti e per la nascita di coppie molto affiatate. Qualche dispiacere è in agguato? Sappiate mantenere la calma in ogni situazione e guardarvi da qualche amica pettegola. Siete troppo puntigliosi e non ve ne avvedete certe volte. Due punti, rischiate solo di perdere la stima delle persone che vi stanno intorno. Occhio al partner. Due punti, se tenete a lui dimostratevi più disponibili a venire incontro alle sue esigenze. Potreste ricevere un messaggio o un'email inaspettato. Provate a chiudere oggi gli occhi e a pensare solo a cose belle e straordinarie. Un po' di ottimismo non vi farebbe male. Studio o lavoro non vanno per il meglio. Il grigio passa anche sulla vostra giornata. La pazienza ha un limite, ma tu devi fare in modo di essere sempre al di sotto di questo limite. Affronta con coraggio alcune situazioni che ti permetteranno così di essere in condizione di risolverle. Non lasciate che qualche parente o amico si intrometta nelle vostre faccende sentimentali. Salvaguardate la vostra privacy. È il momento meno opportuno per lamentarsi. Due punti, piuttosto raccogliete tutte le vostre energie e producete uno sforzo nell'assecondarle. I vostri sforzi potrebbero essere premiati. Due punti, le vostre attitudini, la vostra buona volontà potrebbero regalarvi dei successi meritati. Amore ancora con luci ed ombre dovute a Mercurio che blocca la comunicatività con il partner. Non essere caparbia e cerca di valutare con le pinze una situazione allarmante. Vedrai che tutto si risolverà con pazienza e impegno. Lunedì da archiviare, con Mercurio, Venere e il Sole, tutti quanti opposti al vostro segno, e la coppia Luna-Nettuno in quadratura. Amore ed Eros. Idee e progetti non mancano, ma se il partner fa ostruzionismo per partito preso non riuscite a realizzare un bel niente. Evitate di farvi condizionare, piuttosto cercate una mediazione ragionevole. Suocera ficcanaso, datele del lungo. C'è qualche difficoltà di comunicazione quest'oggi con la persona che vi è accanto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 al 31 di maggio. Trovate un escamotage per risolvere la questione facendo una sorpresa piuttosto divertente. Raccoglierete un pieno successo con questa iniziativa. I gemellini single vivono una fase di irrequietezza, specie se nati nella seconda decade. Siano ben attenti a chi incontrano e non scambino gli effetti di una sia pur folgorante passione con il vero amore. Lavoro e denaro. Nella mente tanti bei progetti, ma da soli vi manca l'energia necessaria a realizzarli. Più chance in coppia, affidando al partner tre quarti del lavoro. Mercurio e Luna contrari fanno risentire qualche scaramuccia con i vostri colleghi di lavoro se anche oggi di lunedì siete in attività. Usate il vostro spirito, mostrate la vostra brillantezza di carattere. Riuscirete a far scivolare ogni contrarietà con una facilità estrema. I nati nella prima decade si preparano a un impegno che li vedrà brigare nei prossimi giorni. Benessere. Sensazione di affaticamento e malessere, probabilmente covate un forte raffreddore. Il sistema immunitario è già in tilt, non aggiungete gli altre noie. Da non escludere nemmeno un capitombolo, perciò sul monopattino o sulle ciaspole, vietato fare sciocchezze. Nervosi, sotto lo sguardo indagatore del partner di fronte alle domande del partner, sempre più insistenti e dettagliate, morite di imbarazzo. Qualsiasi cosa abbiate fatto contro le regole, rivista col senno di poi vi appare una enormità, qualcosa che non potete confessare se non rimettendoci la faccia. Sotto il tiro incrociato di Luna, Nettuno e Mercurio, infatti, tutti i nodi vengono al pettine, impossibile tenere il piede in due scarpe o portare avanti giochi paralleli se siete sotto osservazione, e ogni mossa viene notata.
confusione anche negli obiettivi, faticate a distinguere tra sogno e realtà, a furia di leggere romanzi, finite col romanzare, anche fatti e misfatti della vita quotidiana. Per lei? Pensierino sulle feste, ma il buonsenso vi suggerisce di trascorrerle tranquillamente a casa vostra, troppe complicazioni in viaggio, casomai accontentatevi di prenotare per l'anno prossimo. Per lui? Sgridate la vostra lei, rimproverandole la mancanza di concretezza, ma è come parlare allo specchio, voi siete ancora peggio. Colore delle emozioni. Grigio-azzurro. Barometro dell'umore. Coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 5. Finanze. 6. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!